Sottofondo. Sì. Ok. Amici appassionati di ciclismo, buongiorno a tutti. Benvenuti all'Hangout Bardiani. Siamo in diretta quest'oggi con Stefano Pirazzi. Ciao Stefano. Buonasera. Allora, innanzitutto ci scusiamo perché un piccolo ritardo, ci sono dei problemi dovuti al meteo nell'hotel in cui alloggia la squadra, per cui saremo online ma un po' più brevemente del previsto. Per questo stiamo cercando di lavorare per tornare online a marzo con un hangout più completo. Inoltre non c'è purtroppo oggi con noi Roberto Reverberi, anche lui ha avuto un imprevisto, le esigenze di squadra lo hanno costretto a tornare a Reggio Emilia e purtroppo appunto non sarà con noi. Iniziamo però con Stefano. Allora, la prima domanda è per te. Chiaramente, insomma, l'inverno è passato, la stagione sta per iniziare, come ti senti? Ma io mi sento bene, sono tranquillo e purtroppo, ecco, siamo all'inizio della stagione e partirò dalla Francia. Se dovrei partire ad Onoratico, poi se il tempo è così inizierò in Francia direttamente, dove cercherò di prendere un po' di ritmo per poi far bene nel primo obiettivo stagionale che è la Tirreno. Ok, chiaramente il primo obiettivo stagionale della Tirreno è una corsa che in qualche modo può essere definita il piccolo Giro d'Italia, no? Sì, sicuramente ci sono tanti campioni a giro e mettersi alla prova senza dubbio è uno stimolo per me. Quindi mi metterò a confronto nelle due tappe di salita e poi da lì fino a giro lavoreremo per arrivare al massimo della condizione. Mi parlavi delle tappe di salita, però la Tirreno, insomma, c'è anche una piccola cronometro. L'anno scorso sei migliorato molto, penso che, insomma, tu ci stia lavorando ancora. Sì, sicuramente c'è la crono, non è proprio adatta alle mie caratteristiche, è tutta piatta. Io vado molto bene su crono ondulate, come quella dell'italiano, e sicuramente è un test buono anche quello della Tirreno per vedere la condizione com'è. Insomma, potresti dirti, secondo te, qual è il tuo obiettivo realistico per la Tirreno? Ma se io riuscissi ad arrivare già con i primi nelle due tappe di salita, e casomai fare un buon risultato è qualcosa che già mi soddisfa. Perfetto. Invece al Giro d'Italia, mi dicevamo appunto, questa Tirreno è un po' un inizio, un banco di prova. Quale può essere invece un buon risultato al Giro d'Italia? Quale può essere il tuo obiettivo? Ma sicuramente è quello di fare un ottimo Giro d'Italia e puntando a una vittoria di tappa e poi vedremo man mano cosa fare. Chiaro. Mi chiedono, ve leggevo insomma, da Andrea Di Modica da Livorno ci chiedeva se può essere un tuo obiettivo la maglia di miglior scalatore. Ma cioè, il mio principale obiettivo è quello di vincere una tappa quest'anno. Puntare alla maglia azzurra sicuramente è un grande stimolo, ma porta via tante energie e tanta concentrazione, cosa che vorrei mettere tutto per avvistare un successo di tappa. Puntare al successo di tappa, insomma, sei famoso per il tuo carattere, per la tua condotta di gara. Sei diventato famoso in questo modo. In tanti ci chiedono in questo momento come pensi, insomma, come se pensi di poter ottenere maggiori risultati con una condotta di gara, diciamo, più prudente, ma d'altro canto anche meno spettacolare. Ma sicuramente io quest'anno cercherò di correre molto, molto più calmo rispetto agli anni passati. Ho voglia di fare i risultati e cercare di fare i risultati importanti. Correre nel modo che ho corso fino adesso. E mi fa buttare tante energie e sprecare tante risorse necessarie in alcuni momenti. E sicuramente in qualche gara lo correrò ancora in quel modo, però negli obiettivi che mi sono prefisso cercherò di fare il massimo per centrarmi. Diciamo che magari correre alla Pirazzi, diciamo così, potrebbe essere un banco di prova nelle classiche, nelle corse in cui punti di meno, per farti anche Certo. piacere te in qualche modo. Certo, le gare dove non ho principali obiettivi, sicuramente darò una mano ai compagni e cercherò di correre nel modo che ho sempre corso. Ecco, mi parlavi dei compagni, forse già dall'anno scorso, ma quest'anno ancora di più perché stanno crescendo anche loro, in salita potresti avere anche un supporto superiore. Sì, sicuramente ho dei compagni che in salita vanno,
e possono stare al mio fianco tranquillamente. E quindi, anche se siamo giovani, siamo dei ragazzi validi, quindi non dobbiamo temere nessuno. Dicevi siamo giovani, in realtà tu paradossalmente, per quanto tu lo sia ancora, sei uno dei più anziani in squadra, no? Sì. Questo potrebbe essere un po' anche un tuo ruolo, dover portare la tua esperienza. Ma sicuramente io do consigli se me li chiedono, do sicuramente consigli. Poi io comunque sì, ho 26 anni, mi ritrovo al mio quinto anno di professionista e esperienza maggiore l'ho al Giro d'Italia. Quest'anno sarà il mio quinto Giro d'Italia, quindi in quell'occasione potrò dare consigli molto preziosi ai ragazzi. Ecco, diciamo così, quale sarebbe il consiglio che Stefano Pirazzi può dare ai suoi compagni? Proprio il consiglio migliore che pensi di poter dare? Ma sicuramente per un ragazzo giovane partecipare al Giro d'Italia la cosa più importante è quella di mettersi in mostra, perché anche andare in fuga per un ragazzo dà stimoli, dà visibilità e quindi poi da quello si può costruire pian piano il loro futuro, come sto facendo io negli anni. Mi sto costruendo diciamo, un mio tassello e mattone dopo mattone cerco di costruire il mio futuro. Quindi insomma il consiglio è un po' correte alla Pirazzi, per così dire. Ma sicuramente in certi momenti va sicuramente bene, perché comunque sia nel gruppo ci sono tanti corridori e quelli che poi alla fine quelli che si conoscono sono pochi. Io, anche se criticato o non criticato, comunque sia mi sono fatto conoscere e quindi penso che sia il miglior modo per entrare, per avere visibilità. Poi negli anni sicuramente maturando si può anche puntando, si può puntare a fare dei risultati e sicuramente è quello che cercherò di fare quest'anno. Perfetto. A proposito, mi dicevi, io ho corso 5 giri d'Italia e Alessandro da Roma ci chiede se ti piacerebbe correre il tour. Ah, sicuramente il tour è il primo evento al mondo, quindi a chi non piace correre il tour, e vedremo in futuro se avrò la possibilità. Comunque sì, la Certo. corsa che amo di più è il giro, proprio perché si corre nelle nostre strade e il calore che si prova nelle strade italiane non si prova nelle strade del tour. Che poi paradossalmente forse saresti anche un corridore più da Vuelta se uno volesse analizzarla in termini tecnici. Ma sicuramente sono percorsi un po' più adatti a me. Insomma, io direi purtroppo, Stefano, ti ringrazio molto di essere stato con noi. Per dare spazio anche ad altri, passiamo ad altri perché almeno poi ci risentiamo a marzo anche con te e avremo modo di parlare più a lungo. Va benissimo, Grazie per essere buon stato con noi, continuo. Stefano. Buona Grazie. serata. Grazie. Ciao, ciao. Tocca adesso, ragazzi. Cari amici telespettatori, ci parliamo adesso con Sonny Colbrelli, o almeno sì. Ok, perfetto, si è sistemato anche Sonny. Ciao, benvenuto insieme a noi. Buonasera a tutti quanti. Ciao. Allora, partiamo da te, insomma, l'anno scorso hai avuto un ruolo importante in squadra, ma quest'anno lo è ancora di più. Come ti senti? Ma sì, l'anno scorso avevo un ruolo, diciamo, da gruppista di Modolo, quest'anno Modolo non c'è più e c'ho, diciamo, un peso importante perché sai, le volate devo farle io adesso, devo farlo. Io sicuramente ci saranno anche i miei compagni, Fortin e Ruffoni, però diciamo sugli arrivi dove arrivo io sono arrivi, diciamo, ristretti. Quindi insomma, arrivi ristretti già da domani? Domani, insomma, domenica, scusami. Ma sì, sicuramente ho già provato il percorso, mi piace, è un percorso selettivo e spero di sicuramente tenere duro e arrivare a un gruppetto in volata ristretta, diciamo. Ok. Oltre a domani, insomma, quali possono essere altre corse adatte a te? Ma sì, sicuramente abbiamo cambiato programma, quest'anno non correrò Catarroman, ma andrò in Francia, Messèche Mediterraneo e sono tutte e due corse a tappe che mi si dicono molto perché non sono da velocisti puri, sono tutti arrivi che bisogna guadagnarseli, come sempre da gruppetti ristretti, diciamo. Poi sicuramente ci sarà la Tirreno e la Sanremo. La Sanremo, insomma, il nuovo percorso potrebbe in qualche modo favorirti?
Come lo vedi? Ma sicuramente, sinceramente, non l'ho ancora visto. Lunedì, dopo Donoratico, andrò a ispezionarlo con i compagni e vedrò gli ultimi chilometri, questa salita nuova. Però, certo, ancora già è dura in sé. Se ci aggiungiamo un'altra salita, ancora più dura. Però l'importante è arrivarci a puntino e poi si vederà. Guardate, insomma, ti sento molto ambizioso, soprattutto per questo inizio di stagione, no? Ma sì, sicuramente mi sono preparato al meglio, mi sono proprio per partire bene e sono pronto e vediamo già da domenica di cogliere un ottimo risultato. Insomma, sì, già chiaramente domenica la possibile concorrenza in squadra, che comunque siete tanti corridori con, non dico un profilo simile, ma insomma comunque caratteristiche abbastanza simili. Questa concorrenza parecchia in squadra, come la vedi? Ma concorrenza, ma diciamo che chi sta meglio fa la corsa, come sempre è stata qua con la famiglia Reverberi, dà l'opportunità a tutti i corridori di giocarsi le proprie carte e se una domenica uno, diciamo, sta meglio dell'altro, si corre tutti per lui, si corre per la squadra, si può dire. Però siamo tutti giovani e sicuramente ci daremo una mano come abbiamo sempre fatto. Perfetto. Insomma, comunque la tua prima vittoria ancora non è arrivata, vero? Eh no, la prima vittoria è ancora. Tanti piazzamenti, secondi posti, ma spero che già da quest'anno riesco a cogliere il primo successo. Certo, magari questo potrebbe essere il tuo grande obiettivo stagionale, dunque. Sì, sicuramente questo qua è il mio primo obiettivo che mi pongo, è vincere subito, diciamo. E, insomma, prima parlavamo, no, di come comunque sei stato un po' l'ultimo uomo di modulo e di come tu fino adesso abbia avuto un altro ruolo. Magari pensi, cosa può averti dato questa precedente esperienza in più che magari altri corridori che vincono subito adesso non hanno? Ma cosa amato in più che senza, diciamo, che puoi essere forte quanto vuoi, però senza la squadra non vai da nessuna parte, si può dire. Certo, vinci anche, si può vincere anche senza la squadra, ma diciamo poco. E questo qua mi ha fatto capire tante cose e me le porto con me le porto. Sì, certo, è un bagaglio che sicuramente potrai sfruttare in questa nuova stagione. Sì, sicuramente, guarda, ne terrò atto di tutte queste cose qua, in questi 3 anni che sono professionista. Insomma, 3 anni anche tu cominci ad avere un certo bagaglio di esperienza, no? Qual è il grande insegnamento che hai avuto in questi 3 anni? Ma l'insegnamento è di... Come, boh, l'insegnamento è di stare sempre tranquillo, sempre disponibile per la squadra, che quando te non sei in forma, lavori per loro, dopo verrai ripagato. Diciamo, questo qua mi ha sempre insegnato. Perfetto. Filippo Olivieri mi chiede se tu andrai al Giro d'Italia. Ma sì, sicuramente nel programma c'è il Giro d'Italia, però adesso voglio partire bene e prima del Giro d'Italia ci sono tanti appuntamenti, come ripeto la Tirreno, la Sanremo e poi sicuramente ci sarà il Giro. Il Giro, certo che potrebbe essere appunto il grande obiettivo, ma è una bella vittoria al Giro per sbloccarsi, no? Sarebbe il sogno di ogni corridore vincere il Giro, però non è semplice, ma ci proviamo. A proposito di sogni, e poi chiudiamo con questa per dare appunto spazio ai tuoi compagni, qual è il grande sogno della tua carriera? Il mio grande sogno è la Milano-Sanremo. La Milano-Sanremo è quello lì, diciamo. Perfetto. Guarda, ti ringrazio molto per essere stato con noi, va purtroppo bene. Dobbiamo dare spazio un po' a grazie. Tutti. E aspetta, Va giusto bene. al volo, mi chiedono quale può essere il tuo obiettivo. Mi scrive Giuliano Antonio Gaeta che mi scrive quale potrebbe essere il tuo obiettivo per quest'anno alla Sanremo. Ma sicuramente migliorare la posizione dell'anno scorso e chissà anche un podio. Io ci credo, sono determinato e vediamo, che mi sono preparato bene. Vediamo Perfetto. Un po'. Grazie mille, è un piacere sentirti così convinto.
Niente, Ciao, in grazie a bocca voi. al lupo. Battaglia, buongiorno. Aspetta, buongiorno. C'è acqua. Adesso c'è con noi Manuel, buongiorno, che sentivo che non si sapeva bene chi sarebbe Ciao. arrivato. È arrivato Manuel, buongiorno. Ciao Manuel, benvenuto. Ciao, buonasera. Allora, partiamo subito anche per te, insomma. Insomma, l'inverno ormai trascorso, almeno quello ciclistico è finito, è il momento di ricominciare. Come ti senti? Ah, mi sento bene, ci siamo preparati bene per fare un buon inizio di stagione e cercare di dare continuità fino al Giro d'Italia e vediamo come va. Perfetto, quale potrebbe essere il tuo primo obiettivo in questa stagione? Ma il mio primo obiettivo penso che sarà sul Monfaron al Giro del Mediterraneo, il 16 febbraio. Quindi, insomma, sei già bello in forma per poter puntare già un obiettivo adesso? Sì, Manca poco, insomma. non al massimo, comunque partiamo di Allora, amici Ok. telespettatori, vedo un attimo che la linea non sta funzionando molto bene con Manuel, non so cosa stia succedendo. Ci stava raccontando. Purtroppo spero che non ci siano di nuovo problemi con la linea nell'albergo, che purtroppo insomma, le condizioni atmosferiche erano molto difficili. Vedo adesso che la linea dovrebbe essere tornata normale. Manuel, mi senti? Ti sentiamo, credo che ti sentiamo male anche tutti noi. Non so, in questo momento, purtroppo come dicevamo, le condizioni atmosferiche sono molto complicate. E vedo che, appunto, non so, stiamo cercando un attimo di capire. Adesso vedo che sembra tornata migliorata l'immagine, quindi forse anche l'audio. No, purtroppo lo sento molto metallico. Questo purtroppo faceva parte dei problemi di cui poi parlavamo all'inizio. Adesso vediamo che vedo che stanno cercando di risolvere, ma non so esattamente la situazione qual è. Purtroppo sono gli inconvenienti della diretta. Vedo che Manuel prova ancora a comunicare, ma purtroppo la linea è completamente disturbata in questo momento. Non so se hanno modo di cambiare la linea lì in albergo, che forse potrebbe essere la soluzione. Forse cambiare un attimo la linea, forse cambiare la linea potrebbe essere la soluzione. Vedo che si è affacciato anche l'addetto stampa della Bardiani. Salutiamo anche Mattia Palombini, che ci ha aiutato, che ci sta aiutando e cerca di trovare una soluzione in questo momento. E potrebbero cambiare la linea di connessione. Questo era il problema che si era segnalato all'inizio, che ci ha costretto a questo hangout molto rapido, purtroppo. Stiamo cercando di capire. Vedo che la linea è completamente saltata. Credo che stiano provando a lavorare. Sicuramente, intanto, noi abbiamo avuto interessanti spunti da Stefano, da Pirazzi, che insomma ci ha detto di voler puntare forte al giro, di voler anche in qualche modo cambiare il suo stile di gara, proponendosi meno all'attacco ma più ragionato. Si dice comunque orgoglioso di questo suo percorso, perché comunque chiaramente, come dice lui, ha avuto grande notorietà nell'attaccare, nel proporsi in questo "tutti pazzi per Firazzi", è un po' lo slogan che è venuto fuori negli anni ed è giustificato appunto da uno stile di gara molto aggressivo. Chiaramente sa che per poter puntare a traguardi più importanti, più alti, ha bisogno in qualche modo di fare più attenzione, di una condotta di gara più attenta, e si dice appunto pronto. Il Tirreno Adriatico sarà per lui il primo evento importante nel quale mettersi alla prova anche con i big mondiali, perché la Tirreno, come l'anno scorso, si propone anche quest'anno con un grandissimo parterre e quindi la possibilità per lui di mettersi davvero alla prova. E ci diceva appunto che per lui sarebbe un buon risultato restare nelle posizioni di vertice in montagna. Purtroppo la cronometro in quel caso per lui non sarà molto adatta, ma potrebbe comunque dimostrare ulteriori crescite in ottica classifica generale. Chiaramente anche per i giovani consigliava, abbiamo chiesto un po' per i giovani cosa consigliava. Vedo che la linea è tornata, non so se adesso Sì, Manuel ci sente nuovamente. ti sento. Perfetto, ciao Manuel, Ciao, bentornato. grazie. Allora, dicevamo
gli obiettivi, insomma, che puntavi al Monfaron, ci dicevi già un obiettivo, sì, non dico ambizioso, ma per un inizio di stagione vuol dire che ti senti bene. Sì, mi sento bene, ci siamo preparati per partire discretamente e vediamo se di incrementare questa condizione un po' più là. Il Monfaron, diciamo che è il primo obiettivo, ma è anche il primo test per vedere come gira la gamba. Perfetto. Primo test, come gira la gamba in vista del Giro d'Italia, che ci dicevi insomma è un po' il grande obiettivo. Sì, vediamo di arrivare al massimo della condizione là. Comunque, come ha detto anche Sonny prima, ci sono tanti appuntamenti e io in particolar modo, essendo comunque giovane, non baserò tutta la stagione sul Giro d'Italia. Sarebbe un po' un rischio, ci sarebbero troppe incognite, quindi cercherò di fare bene anche negli altri appuntamenti e vedere se riusciamo, appunto, come ho già detto, di arrivare al Giro con un'ottima condizione e provare a fare qualcosa. Allora, per quanto riguarda il Giro, vedo insomma alcune domande che sono molto simili sia da Gregorio Sambataro che di Nicole Ferretti, che ci scrivono se al Giro potrei puntare la maglia, mi scrivono tra virgolette verde, chiaramente adesso blu, la storica maglia verde per gli scalatori, oppure puntare alle fughe. Ma la maglia blu sarebbe un grandissimo obiettivo, un grandissimo risultato, però non mi ritengo un po' un corridore a maglia blu, è troppo faticoso per me, perché è difficile, cioè secondo me è un obiettivo troppo grande per me, e punterò sicuramente più sull'entrare in qualche fuga e fare le tappe. Poi non si sa mai, sai, tante volte la maglia viene anche così, no? Prendendo le fughe e se viene questo risultato, poi uno gli obiettivi li cambia e dipende da come vanno le cose. Certo, chiaramente bisogna vedere in corsa. Insomma, prima chiedevo a Stefano, no, quali consigli potrebbe dare a voi giovani e lui diceva farsi vedere. Mi sembra che sei pronto per questo obiettivo. Ma sì, farsi vedere. Io ho sempre detto, alle corse non vado mai per arrivare secondo. Poi è naturale che ci sono anche gli altri. Però sì, penso che l'anno scorso ci siamo fatti vedere abbastanza e quest'anno vediamo di riconfermarci e migliorare qualcosina. Perfetto. E, insomma, tu prima parlavi anche di altri obiettivi, no? Già nella scorsa stagione hai dimostrato di andare forte a fine stagione, in quello che è un po' l'autunno. Pensi che quest'anno poter ripercorrere qualcosa di simile e magari inserire anche in Lombardia tra i tuoi obiettivi? Beh sì, più o meno la mia idea era quella, appunto. Anche l'anno scorso, anche se in maniera un po' diversa, sono partito bene per quelle che erano le mie possibilità, ero partito abbastanza alto con la condizione e sono riuscito a mantenerla fino al Giro, anche se sono incappato in qualche malanno, e poi sono riuscito a fine stagione ad avere un nuovo picco di forma e più o meno spero e penso di fare la stessa strada dell'anno scorso. Ok, l'anno scorso invece ti si è visto molto in una corsa un po' particolare come il Giro di Danimarca. Ma sì, Roberto me l'aveva fatta fare per prendere un po' di condizione, mi sono trovato, cioè stavo bene in quei giorni là e sai, essendo comunque abbastanza esplosivo in salita, sono riuscito a difendermi sugli strappi che sono presenti appunto lì in Danimarca e sono riuscito anche a curare la classifica generale. Pensi quest'anno di ritornarci magari per riprendere un percorso già iniziato? Oppure può essere, è una corsa addirittura che mi piace molto, e anche se alla fine non è adattissima alle mie caratteristiche perché è una corsa veloce. C'è una tappa dove mi si addice, c'è un arrivo al 18% su un muro ed è proprio lì che ho fatto classifica l'anno scorso e può essere che ritornerò lì, sì. Arrivo 18% in muro, sono parole che in qualche modo ricordano un grande campione attuale, cioè Joaquim Rodriguez, che quando vede un muro che si impenna tira fuori tutto. In qualche modo, no? Pensi che per caratteristiche di poter tornare, insomma, a quelle che sono le sue caratteristiche? Credo che... Fuori a sabato senza...
La connessione. Ho l'impressione che tu sei un po' disturbata, ma dovrebbe essere tornato. Sì. Eccolo, sì. Perfetto. Dicevi? Non so se hai sentito la mia ultima domanda, no. La ripeto. Insomma, dicevo che mi parlavi di un muro al 18%, no? E negli anni, negli ultimi anni soprattutto, si sa quello che maggiormente viene associato a questo tipo di traguardi è Joaquim Rodriguez. Sì. E in qualche modo, pensi di avere caratteristiche di esplosività simili? Ma è ora è un paragone cioè, abbastanza alto. Sì, comunque... in linea di massima sì, sono comunque un corridore leggero e riesco ad avere un grande cambio di ritmo in salita e per questo mi difendo sugli arrivi e sulle salite corte e impegnative. E ora te l'ho detto, il paragone è un po'... Ho l'impressione che ci sono... Forse è tornato di nuovo... Sì, ti sento. Sì, è tornato di nuovo. C'è stato un cambio di linea, evidentemente. È tornato di nuovo. Sì, beh, chiaramente è un paragone. Ti auguriamo, insomma, di ripercorrere una carriera simile, chiaramente. Però, ovviamente, è un paragone attualmente un po' forte. Non so, purtroppo, amici telespettatori, è difficile adesso in questo momento capire la situazione con la linea. Vedo mano che viene e torna. Stiamo cercando attualmente. Ringrazio veramente la. Tutta la Bardiani per lo sforzo che stanno facendo per comunque garantire questo servizio di oggi, però vedo che chiaramente la situazione è un po' complicata. Stiamo cercando, insomma, appunto adesso stavamo parlando con Buongiorno, che si è mostrato da subito molto ambizioso per questa nuova stagione. Molti di voi ci chiedevano, appunto rispetto al 2013, che appunto aveva iniziato da neoprofessionista ottenendo ottimi risultati, cosa potesse sperare in questo 2014, e da subito, insomma, Buongiorno si è mostrato ambizioso sia per questo inizio di stagione, così come per Cobrelli, che entrambi ci hanno detto di essere molto ambiziosi per questo inizio di stagione, puntando subito a primi risultati. Colbrelli già da questa domenica potrebbe fare bene al GP Costa degli Etruschi ad Onoratico, mentre Buongiorno ci diceva che queste prime corse magari saranno per lui di riscaldamento per una vittoria sul Montfaron al Giro del Mediterraneo, che potrebbe essere per lui il primo obiettivo stagionale nel quale provare a dire la sua, comunque stagionare la gamba in maniera concreta. Per entrambi il grande sogno di quest'anno è il Giro d'Italia e vedremo, insomma, gli auguriamo a entrambi il meglio. Credo che la linea stia leggermente tornando perché iniziamo a sentire qualche voce che arriva, ma non riusciamo a vedere ancora nessuna immagine. Abbiamo ancora un freeze di Manuel Buongiorno, adesso in teoria dovrebbe essere passato, ma ancora non abbiamo una nuova linea. Sentiamo ogni tanto le voci che arrivano di sottofondo, ma purtroppo ancora non c'è immagine video. Capisco che ci sono molti sforzi da parte loro per cercare di risaldare la situazione. Spero che si possa risolvere così da fare... Eccolo, perfetto. Siete tornati, credo che... Abbiamo cambiato 30 linee. Vi ringrazio, ragazzi. Aio, eccolo qui. È risaltato di nuovo. Come vedete, la situazione è un po' difficile. Stanno provando in tutti i modi. Eccolo di nuovo. Eccolo di nuovo. Alla Manuel, io ti ringrazio molto anche per la pazienza di questa linea va e che viene. E direi, insomma, che comunque ci hai detto già grazie parecchio. Grazie a te, grazie a voi. Come dicevo nel riassunto, insomma, sei parecchio ambizioso e ti auguriamo il meglio anche a te per questa stagione. Passiamo a Enrico Battaglin, così magari riusciamo a chiudere e vi lasciamo tranquilli, grazie. Perché la situazione grazie. È difficile per voi per primi. Grazie ancora. Adesso, appunto, dopo aver assaggiato la pazienza di Manuel, proviamo a assaggiare la pazienza di Enrico, che lo vedo che sta sedendo. Stiamo aspettando Enrico, eccolo. Ecco, Enrico dovrebbe sentirci adesso. Sì, buonasera. Ciao Enrico, grazie per essere con noi. Eccolo, purtroppo la linea sembra nuovamente disturbata. Adesso davvero esageriamo anche la pazienza di Enrico Battaglin. Non so se mi sente. Sì, adesso sì. Ok, perfetto. Mi senti? Insomma, dicevamo, grazie anche a te per la pazienza che probabilmente dovrei mettere in questi ultimi minuti di trasmissione. E partiamo, insomma, da subito, anche per te. L'inverno ciclistico è passato, come ti avvicini alla nuova stagione? Ma è domenica
esortiremo con la prima gara. Diciamo che è stato un inverno normale, tutto bene, non ho avuto incidenti di percorso, quali cadute o problemi fisici, e quindi sto bene. Vediamo, domenica si inizia e si va avanti. Ok, domenica si inizia, si va avanti. Il primo obiettivo, chiaramente, per un corridore con le tue caratteristiche dovrebbe essere la Milano-Sanremo. Sì, potrebbe essere, anzi, può essere una gara che si addice a me, però comunque ho altri obiettivi prima. Spero di mettermi in luce bene al Giro dell'Oman, che comunque ci sono arrivi adatti a me. E prima di arrivare lì avremo domenica questa, e poi farò il Qatar per confrontarmi comunque con gli altri e vedere come sono messo. Perfetto. Andrea Di Modica da Livorno mi chiede quali saranno i tuoi obiettivi principali per quest'anno. Pronto? No. Ripeti, grazie, perché non ti ho sentito. Ok, tranquillo, non ti preoccupare, che insomma la situazione è quella che è. Dicevo che Andrea Di Modica da Livorno ci chiedeva quali saranno i tuoi obiettivi per questo 2014. Io ti sento, vedo che l'immagine si è di nuovo fermata e ho l'impressione che non credo che tu non ci sia più, effettivamente credo che di nuovo abbiamo problemi di linea. Speriamo di avere qualche minuto con Enrico, qualche domanda breve e poi magari li lasciamo tranquilli, perché davvero la situazione è veramente difficile in questo momento. Vedo che mi sembra che l'immagine sia tornata. Non so se Enrico mi sente bene. Sì, adesso sì, ti vedo. Sì. Perfetto. Dicevo che insomma un nostro lettore voleva sapere quali saranno i tuoi obiettivi principali per questa stagione. Ma riconfermare il Giro d'Italia sicuramente, però quello che cerco quest'anno è sicuramente di essere competitivo da domenica questa fino a ottobre. Voglio essere presente in moltissimi ordini d'arrivo. Perfetto, insomma, partendo appunto dal Costa degli Etruschi, come ci stavi dicendo, passando per il Giro d'Italia, che sicuramente è importante cercare di confermarti, la Tirreno potrebbe anche lì, penso che potrebbero esserci anche lì. Nicole Ferretti mi chiedeva se anche alla Tirreno potresti andare a cerca di una buona condizione. Beh, sicuramente è una bella corsa, lo scorso anno non l'abbiamo fatta, però quest'anno RCS ci ha invitato e quindi eccolo lì, purtroppo anche con Enrico abbiamo problemi, vedo che la linea sta iniziando a tornare, eccolo, le immagini vanno e vengono, eccolo di nuovo, mi senti Enrico? Sì, adesso ti sento. Ok, purtroppo è colpa del nostro addetto stampa che le bollette non le paga, allora le state pagando voi. Ecco. Le state pagando, insomma, ripartiamo direttamente. Non so se mi sapevo che mi si orca miseria. Adesso sei online, Enrico. L'ho capito adesso anch'io che ero online, pensavo che te scrivevi e basta. Va bene, faccio il serio allora, dai. Va bene. Vabbè, credo che sia interessante anche per tutti vedere insomma anche il vostro spirito goliardico che fa parte di una squadra giovane. Pronto? Sì, dicevo, credo che sia interessante anche per i lettori e per insomma chi ci sta seguendo vedere anche questo spirito goliardico che avete tra di voi, che fa parte di una squadra giovane. Beh, certo, siamo tutti giovani, quindi ci divertiamo, dai. Tornando insomma un po' alla Sanremo, la Tirreno e questi obiettivi, Massimo Migliacci mi chiede che il percorso della Sanremo si addice insomma alle tue caratteristiche, ma la distanza? Ma la distanza sicuramente è impegnativa, però comunque dopo lo scorso anno il Giro d'Italia, che sono riuscito a vincere una tappa di 250 km, penso che posso arrivarci. Sicuramente bisogna lavorare molto bene, perché comunque il Giro d'Italia è a maggio, invece la Sanremo è a marzo, quindi comunque ci sei un bel mese prima e la condizione deve essere già al top a marzo.
Ok, vedo che qui insomma c'è un nostro lettore ligure che ci chiede se vi siete allenati dalle sue parti nella provincia di Savona, perché dice che ha spesso incontrato un atleta del vostro team. Chi sarà? Nell'atleta nella zona di Savona penso sia o Manfredi. È Manfredi? No, Massa Morito. O Pagani, chi è? Che va a Lazio. Dovrebbe essere Angelo Pagani, che c'ha dei parenti che abitano a Lazio. E in teoria dovrebbe essere lui. Ok, abbiamo svelato questa piccola curiosità. Penso. Per Federico Cavagnoli, che chiede anche chi di voi andrà alla Aiguella, che anche quella potrebbe essere una corsa, insomma, che potrebbe essere adatta. Allora, io personalmente no, io non ci sarò. Lo faranno, divideremo la squadra in due parti questo inizio di stagione. Dopo domenica, una parte farà Qatar-Oman, di cui io, invece l'altra farà Besse, sì, scusi, e invece il gruppo che farà Besseige e Mediterraneo, poi tornerà in Italia e farà il trofeo di Aiguella. E io non ci sarò impegnato sull'Oman. Perfetto. Prima mi parlavi del Giro d'Italia, insomma, la tappa che hai vinto, una tappa impegnativa. C'è una tappa in questo nuovo percorso che tu hai già individuato che potresti cercare di fare tua, la famosa tappa cerchiata di rosso? Ma ho guardato nella prima settimana, dopo il ritorno in Italia, penso o Montecatini o il giorno prima. No, Montecatini, scusa, l'arrivo in salita, mi scappa il nome. Adesso viene Montecassino, ma insomma credo sia un po' impegnativo. Montecassino, scusa, qua cercavo. Montecassino. E il giorno anche prima ho visto i percorsi che potrebbero essere adatti a me. C'è molto tempo da fare, molte gare prima, quindi facciamo un passo alla volta e iniziamo da domenica. Perfetto, qui c'è un'ultima domanda sempre di Federico Cavagnoli che riguarda l'attualità odierna. È una domanda che in realtà voleva fare un po' a tutti voi, te la faccio a te come rappresentante anche della squadra, come uno dei corridori più rappresentativi. Come vedete l'ingaggio di un vecchietto, qui mi dice, come Horner dalla Lampre a discapito di giovani senza contratto? Sicuramente non è, diciamo che a 42 anni tutti pensano che uno abbia finito la propria carriera ciclistica. Horner sicuramente ha dimostrato lo scorso anno di andare forte, quindi si meritava questo ingaggio. Certo che comunque il momento di crisi porta a una riduzione di squadre, quindi anche tanti ragazzi giovani si trovano senza contratto e di conseguenza stanno a casa. Speriamo che le cose migliorino per i prossimi anni e che lui ci magari cambi qualche regolamento, agevolando anche i team ad assumere qualche atleta in più. Perfetto, ti lascio con un'ultima domanda. Se dovessimo sentirci a fine di questa stagione, cosa vorresti raccontarmi? Ma mi piacerebbe raccontarti di molte vittorie e di una bella annata. I propositi per quest'anno sono buoni, quindi ci proviamo. Perfetto, allora guarda, in bocca al lupo anche a te, grazie per essere stato con noi, grazie anche a te per la pazienza che avete tutti. Filippo Olivieri mi chiede gli obiettivi per domenica, insomma li avete già detti, speriamo di fare al meglio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Prima, così al volo, Filippo Olivieri ha intercettato quest'ultima domanda. Ma sicuramente è la prima gara per tutti noi, quindi comunque è un piccolo test. Ho visto bene in questi giorni tutti i miei compagni, in particolare Sonny Colbrelli, che secondo me potrebbe far bene. Vedremo. Sicuramente il tempo non è dei migliori, però è per tutti così, quindi la strada è uguale per tutti. Ok, grazie mille ancora una volta, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi e saluto tutti gli spettatori, e sperando insomma di rivedervi presto insieme a tutti voi nel mese di marzo con una diretta un po' più semplice per tutti noi. Va bene. Grazie ancora. Grazie a voi. In bocca al lupo. Buonasera, per domenica, ci vediamo ad Onoratico, in bocca al lupo. Grazie, buonasera. Crepi.